Piedini. A posto. Piedini. Mettetevi più vicini. Oh, whatever you like. So, welcome to the Unicorn, guys. Thank you. How's it going? Brilliant, we're so, so excited to be here and sorry that we brought some English weather with us today. Sono molto emozionati di essere qui e si scusano per aver portato un po' di tempo inglese, quindi scusate. So it were you? Him, it was him. Ah, him, okay. Stato lui, Ok, so we'll start, cominciamo con qualche domanda. Io farò le domande in italiano, verranno tradotte, loro risponderanno e verranno tradotte di nuovo. La prima domanda, la prima cosa che mi incuriosisce è, a me hanno avete raccontato che per partecipare al casting per diventare Fred e George avete saltato scuola. Quindi volevo sapere se questa cosa è vera e com'è andata, come siete stati scelti, come è andato il casting. Is it true that you two did school? Is it true that you two did school for auditioning, and how did it go, the whole process of being cast as Fred and George? Being cast, right, so we technically missed school for a day. They didn't know about it, we told them before we're not coming in. But yeah, we still went. And yeah, so we went on to an open audition, which was for every part in the film. And we got there and suddenly realized we were being set up identical twins and not wearing the same clothes. In realtà sì, hanno marinato la scuola, non hanno avuto l'autorizzazione per marinarla, hanno semplicemente detto che non sarebbero andati, quindi al 50%. E quando sono andata a fare il casting, era un casting aperto a qualsiasi persona, per qualsiasi personaggio della saga, e quando sono arrivati lì... And then, so we rushed across, well, we had to take a ticket first, like a raffle ticket. So we were saying number, what number would you say we were? 700 and something? Yeah, 700 and something. And they were on number 8 or 9. So we had a bit of time to go. So we went across to the store, bought matching outfits, and yeah, then we went back and eventually saw the head casting director, which was quite lucky. Quando sono arrivati lì, in questo hotel, si sono resi conto che loro avevano il numero 700 qualcosa ed erano alla persona numero 3, quindi con tutto il tempo che avevano per aspettare, rendendosi conto che erano gli unici gemelli non vestiti uguali, sono andati a un negozio di vestiti, hanno preso le prime due magliette uguali e se le sono infilate e poi sono andati nella porta giusta, tornando all'hotel, perché era la porta dove c'era il capo della scelta dei casting, quindi un incontro molto molto fortunato. E quante selezioni avete dovuto passare prima che vi dicessero che eravate voi? How many castings did you have to do before you were chosen? Auditions. In the meantime, your brother was just whispering to me, oh my brother, that's all the talk. It's true. You can talk if you want. Go on. Join in. Oh, thank you. Nel frattempo a lui è concesso di parlare, perché di solito è Oliver che parla sempre e il fratello è sempre messo un po' di sparte, ma ora è il suo turno per parlare. You can speak now. Oh, thanks. Okay. I'll take over. Yeah, thank you. Okay. Yeah, so we had about 7 in total auditions. The majority were pretty much just in a room with ourselves, casting director, producer and director. The last major audition that you do, pretty much for any film, is called you go on to the actual set, and you have to do the lines then and act out with all the crew and everyone like that. And that was probably the most scariest part that I had to do, because you see, it's very real, it's literally in touching distance for the to get the role. But luckily we managed to get through that, and yeah, that was all over a 6-week period. Quindi in totale un periodo di 6 settimane, 6 incontri per essere scelti, i primi 6 sempre in una stanza vuota con i produttori, il regista, ma la volta finale, che è quella più decisiva per qualsiasi film e quella anche più spaventosa, è stata quella dove erano circondati da telecamere all'interno del set ed è quello il momento in cui ti rendi conto che o la va o la spacca. E invece, come una mia curiosità è, come hanno scelto chi sarebbe stato Fred e chi sarebbe stato George? The question is, who decided who's going to be George and who's going to be Fred?
we don't know who made the exact decision. But what happened was, before you start filming, you go to a read-through. So you read through the full script with pretty much all the other cast members. And, you know, the starts at 12 o'clock, and at 11:55, we still didn't know who was Fred and who was George. So we saw the head casting director and said, Janet, who's who? You're kidding, right? So we see her walk around the corner to speak to J.K. Rowling, David Heyman and Chris Columbus, and they're in a very quick conversation. She nods, comes back around and says, right, okay, James, you're Fred, Oliver, you're George. In realtà non sanno e non sapranno mai chi è che ha veramente scelto chi avrebbe interpretato George e chi Fred. Durante il primo table read, che è il momento in cui il cast si riunisce intorno al tavolo per leggere per la prima volta l'intero copione, questo sarebbe iniziato a mezzogiorno e loro alle 11:45 ancora non sapevano chi sarebbe stato chi Fred e chi George, per cui a un certo punto lo chiesero al capo del casting, dicendo guarda, ma se ci puoi dire chi è chi, che il capo del casting fece il giro del tavolo, andò a parlare con J.K. Rowling e Chris Columbus, il direttore del film, il regista, parlò un attimino con loro, tornò indietro e disse ok, tu sei Fred, tu sei George, ma non sanno se è stata una scelta ponderata oppure semplicemente... I imagine J.K. Rowling just saying, oh, whatever. Magari... whatever you like, probably. And so... qual è stato il primo luogo del mondo magico che avete visto? Qual è il primo set in cui siete entrati? Il primo ambiente in cui avete girato? Which is the first set where you went for playing the role? Like the first set, the first place in the wizarding world you get to know? Well, the very first thing we ever filmed was the last scene in the first movie. Harry getting back on the train to go back to London. So we learned right away that filming isn't in order. So that was quite an experience to learn. What is happening? Exactly. Where am I? In realtà hanno imparato, girando la prima scena, che quando si gira un film, le scene non vengono mai girate nell'ordine poi che si vede nel film. Perché la prima scena è stata girata al binario 9 3/4, l'ultima scena del film quando Harry torna a casa da Hogwarts. But the first set that we were actually filmed on was the Great Hall, which is quite a cool one to start with. Mentre il primo set reale del mondo magico e non per nulla il più bello è la grande sala di Hogwarts, quindi modo bellissimo per entrare all'interno del film. And it was one of the meal scenes, and so when the first time we walked in onto set, we actually walked through the main doors, and you know the film when the first years walk in and they're all wide-eyed. That was what everybody was like walking on, so it was so fantastic. E la prima scena che hanno girato era la scena all'interno della grande sala quando c'è la cena. E vi ricordate quando gli studenti del primo anno entrano lungo la sala e si guardano tutti intorno meravigliati? Questa è stata esattamente la reazione di loro due, quindi meravigliati davanti alla sala. And you know, okay. You know, I like to eat, and you can see it. But did you get to... vi hanno fatto mangiare davvero nella grande sala? Tutte quelle cose che ci sono su... Stava una scena che a me mette fame. We get hungry when we see that scene, because it's full of food. Did you get to eat some of it? Yes, but... So it was when we were filming the Halloween scene, we were sat down and you could literally eat, you know, chocolate mice. They had lots of lots of chocolate, lots of sweets like nougat and meringue and stuff like that. And we sat down and everybody starts just filling their face. It's obviously, you know, kids in the candy shop, literally. And we look up and on the top table is where all the teachers sat. So you can see, Richard Harris, Rickman, and all these guys just sitting down, and they're having the tiniest bites. What are you doing that for? 15, 20 takes later, and we're still going to fill our face, and I don't think I've eaten a chocolate now since. In realtà sì, potevano toccare il cibo, tanto che durante una delle prime scene, i bambini davanti nella scena di Halloween, no? Nella scena di Halloween davanti a
meringhe, davanti a cioccolato, davanti a caramelle, tutti i bambini erano lì che si stavano riempendo la bocca più non posso. A un certo punto alzano lo sguardo verso la tavola dei professori, degli attori grandi. Tutti gli attori grandi stavano mangiando un bocconcino alla volta e tutti questi ragazzini si chiedevano perché. Poi dopo 15-20 riprese dove dovevano mangiare hanno capito il perché e quindi non ha mai mangiato una rana di cioccolato da Harry Potter e il colesterolo magico. Harry Potter and the magic cholesterol. We imagine him in the third movie trying to get on the broom of those one. E qual è stato il momento, a parte questo, che lo vedo abbastanza pericoloso, qual è stato il momento più pericoloso sul set in tutti i 7 film? Do you remember one particularly dangerous moment on set? One dangerous moment that you had? There was a scene when in the first movie when Gryffindor win the House Cup and everybody starts throwing their hats in the air. If you look very closely, a couple are going quite close to the flames at the side of the storm. Could be quite dangerous to yourself, I think. C'è stato un momento, se vi ricordate, quando alla fine del primo film tutti i Grifondoro lanciano i cappelli in aria per aver vinto e tutti questi cappelli in aria erano spaventosamente vicini a tutte le fiamme delle candele. Quindi quello è stato un momento un po' pericoloso per il set. One eye was actually dangerous. Better than a pretty dangerous hat. I don't think you have hats up. So in the Goblet of Fire, when Fred and George put their name in the Goblet of Fire, you know, it all goes wrong and they get thrown back. And so we were practicing that, so they put a harness on you and they actually zip you up and down. And so we were rehearsing on crash mats for that initial takeaway. But then they wanted to do the landing on the floor. And I was pretty much, yeah, I'll do that, I'll be cool. And they said, no, we'll get our stunt guys in to do that one. And so Bradley and Georgie were the stunt guys, they stood up to do it. And Brad, who was playing Fred, when he lands, actually broke his arm. And I was like, that could have been me. It made the cut of the film, didn't it? Yeah. Yeah, it looked good on the floor, yeah. Un momento abbastanza pericoloso è stato la scena nel calice di fuoco quando i due gemelli mettono il loro nome all'interno del calice e se vi ricordate vengono spinti via dal calice. Quello è stato fatto con un sistema di cavi dietro la schiena che li avrebbe portati indietro e poi fatti ricadere sul pavimento. Loro si sono esercitati per tutto il tempo con dei materassi ben soffici. Quando sono arrivati però al momento di fare le vere riprese hanno detto forse è meglio se prendiamo degli stuntmen e uno di loro che doveva interpretare Fred si è dato il braccio, quindi ha detto bene che non sono stato io allora. And then poi so you know and then the beards come out and the hair and all that stuff. So we were afterwards then Mike the director said let's have a, I want you to fight with each other because it's all gone wrong. So he said, okay. So we literally were just like, you know, pushing. And he said, no, who wants to fight? And literally jumped on top of Oliver. And they started wrestling. And Oliver actually accidentally broke his rib. Altro incidente sul set. Vedete che quando gli cresce la barba cominciano a litigare. Questa è stata un'indicazione da parte del regista. Loro avevano cominciato semplicemente a tirarsi qualche schiaffo. Il regista ha detto no, dovete lottare proprio. Tanto che James si è buttato sopra di Oliver e gli ha rotto una costola. This is how cool Mike the director was. He literally got up and that's what I want. Il regista era contentissimo perché tanto era il dolore di essersi rotto una costola che diceva vai perfetto, continua così. Una curiosità che è anche da parte del pubblico. Ok, noi sappiamo che Fred e George sono due Grifondoro, un po' come tutta la famiglia. Ma James e Oliver, se potessero mettere il cappello parlante, in che casa di Hogwarts vorrebbero finire? Fred e George. E perché? Fred and George are Gryffindors, but if you could put the sorting hat on your head, which house would you be? So I've actually done this, and luckily I've got Gryffindor. Gryffondoro, lui. This is really helpful. E tutti i Grifondoro qui possono, insomma. Davvero, un po' di applauso da fare. Oh, thank you. Yeah, so I did the test as well, but I came back as a Hufflepuff.
No, proviamo a chiedere se qualcuno ha una domanda. Ok, chi ha una domanda? Vai, dimmi che prova. Oh, la scena che avete preferito girare. So, do you have a favorite scene that you really enjoyed filming? Yes. He was saying that to me. Okay, and so it's and which one? And it's, yeah, good. There's a lot. I mean, in the sick movie when you see Weasley's visiting Weasley's, that was such a cool scene to do because that set was built solely for James and my characters. And you know, we had these tailored suits made. It was really exciting, all these new props and everything. So that was a real highlight for me. Una scena, in realtà un set che mi è piaciuto moltissimo, il set del negozio di scherzi dei gemelli Weasley, un set che è fatto appositamente per loro, con dei vestiti fatti appositamente per loro, con nuovi oggetti anche da vedere dopo tanti film, e quindi sì, questo è un momento particolarmente che mi sta a cuore. Bisogna subito portare qualcosa dietro da quel set. Could you take any props in the set? I knew you could fit under your jacket. Qualsiasi cosa che stava dentro il giacchetto. James? And which one is yours? Probably the... There's a lot to choose from. But probably the... in the Goblet of Fire, the World Cup scene, the Quidditch World Cup. Because the scene, like the set, was absolutely enormous for where the campsite was, and so it took about 2 weeks to film that. And when it all starts blowing up and there's fire everywhere, I can't remember it for a bit of a different reason. So when everything was on fire, when they yelled cut, firemen came in and put the fires out. But I had long ginger hair, right? And when they called cut on one thing, all of a sudden this fireman threw like a fire retardant flannel towel on my head. So he put my hair was actually on fire, not ginger, so I had a very funny haircut for the rest of the day. Una scena che mi è piaciuta molto, in realtà anche qui parliamo di un set, il set della Coppa del Mondo di Quidditch, perché il set, come si vede, veramente enorme, pieno di tende, e quando a un certo punto ci sono tutti questi fuochi che esplodono, alla fine di ogni scena il regista diceva ok, taglia, e in quel momento venivano tutti i vigili del fuoco, in quel momento a spegnere tutte le fiamme che erano rimaste, ma un vigile del fuoco in particolare, pensando che i suoi lunghi capelli arancioni fossero delle fiamme vere, li buttò, gli lanciò un asciugamano sopra la testa per spegnere il fuoco sui capelli. E ora una delle domande più difficili che si possono fare, che è tipo, vuoi più bene a mamma o a papà? E la domanda è, chi è il vostro parente Weasley preferito? This is a difficult question, because it's a bit like asking, do you love more mommy or daddy? So the question is, which one of the Weasley siblings... Scusa, mica ti puoi spostare un po'. Can I say myself? Except you, of course. Except you, and you can't say Fred, and you can't say George. What floor? The other one. The others. Yeah, it would be. Yeah, I'll say Ron. An easy one to go for. Yeah, still Fred. Continue with Fred. So we have just some more minutes, and so I take another question from the audience. Okay, Wonder Woman. Non posso chiederlo perché spoiler per qualcuno. Io. Oh, c'è una scena che vi siete rifiutati di fare. Perché avete detto, no, proprio questa, no. Sì,
is there a scene that you said absolutely not, I'm not going to film it? No, not really. We were pretty game for everything because they were always very keen to do fun stuff. I think one time when maybe people got a bit nervous was when after the dragon challenge and the Tribes of Torment, they got Oliver and Seth to have Dan on our shoulders. And we're almost 2 meters tall, so Dan was quite high up, so you could just see all the producers like, please don't drop in. In realtà non c'è una scena che si sono rifiutati di fare, perché in realtà ogni cosa che veniva proposta per loro era una sfida, quindi hanno accettato tutto. Una scena però era un po' pericolosa, perché se vi ricordate dopo la disfida contro il drago nel calice di fuoco, Daniel Radcliffe, ovvero Harry, viene sollevato da loro due, che siccome sono alti quasi 2 metri, i produttori e i registi erano lì che li supplicavano di non far cadere Daniel Radcliffe, altrimenti sarebbe stato un bel problema. Oh, we broke Harry. I'm sorry. Un'ultima domanda. Ce l'ho io però. Un'ultima domanda, dopodiché vi ricordo che saremo in teatro per tutti coloro che hanno già preso il pass per l'autografo e per la foto. Ce ne sono ancora qualcuno, se qualcuno volesse venire in teatro a prenderli, inizia alle 4 e poi alle 5 c'è la sessione autografi. L'ultima domanda è: di tutte le battute di tutti i film, qual è quella che avete goduto di più a pronunciare? Qual è quella che vi piace di più? Of all the lines, is there one particular line that you really, really enjoyed pronouncing and saying? Yes, so it was the easiest one for me to learn as well, but one of the most awkward to deliver. Quindi, la sua battuta preferita è stata la battuta in assoluto più semplice da imparare, ma anche la più difficile da trasmettere come attore. Because you've got two of your friends having a passionate kiss, and I just look at them and go, morning. Immaginate vedere due vostri amici che si baciano e voi siete là che dovete dare il buongiorno, quindi questa è la sua battuta preferita. No, you have to do it. Yeah. Oh, me? Yeah, like, buongiorno. And mine's just for the, because I think it sums up the characters very well, is Mischief Managed. Fatto il misfatto, la sua battuta preferita. E allora signori, ringraziamo James e Oliver di essere stati con noi, fermi lì perché abbiamo bisogno di documentare l'evento, ci faremo una foto insieme a tutta la folla dell'unicorno e poi vi corriamo in teatro, speriamo di vedervi là e grazie di essere stati con noi. Sembrava lo stronzo. And thank you very much. 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 Thank you.